Quindi dicevo che la difesa legittima rappresenta una delle poche ipotesi di autotutela privata previste dal diritto penale. Perché? Perché il diritto penale ovviamente è il diritto della reazione pubblica, è il diritto della reazione statale rispetto a una condotta illecita tenuta da un soggetto. E come tutte le branche del diritto pubblico, nel diritto penale si assiste a un monopolio dell'uso della forza da parte dello Stato, come avviene anche nel diritto amministrativo. Quindi è molto raro che lo Stato conceda al privato il diritto di difendere da solo i suoi diritti. Ecco, la difesa legittima rappresenta l'unico, probabilmente, istituto dell'autotutela privatistica nel mondo del diritto penale. Mentre abbiamo visto, ad esempio, come la caparra confirmatoria sia un istituto di autotutela privatistica nel mondo però del diritto privato, che è cosa ben diversa, dove vi sono interessi individuali e non meta individuali o super individuali, come nel regno del diritto pubblico. Qual è la ratio che si cela dietro alla difesa legittima? La ratio fondamentale è da un lato quello della prevalenza degli interessi in gioco tra quello dell'aggreditus e quello dell'aggressore. Cioè, il primo principio fondamentale è che a parità di interessi in gioco, dico a parità, tanto è vero che il legislatore richiede la proporzione tra la reazione e l'offesa, ma a parità di intensità di lesione degli interessi in gioco, l'ordinamento giuridico ritiene opportuno tutelare l'interesse dell'aggreditus e non l'interesse dell'aggressore. Per quale motivo? È presto detto. Perché è chiaro che se i beni in gioco sono beni omogenei, allora è opportuno tutelare colui che subisce l'aggressione e non appunto colui che la realizza. Secondo principio fondamentale, secondo motivo fondamentale per cui l'ordinamento giuridico permette ad un soggetto di reagire ad un'aggressione a un suo diritto, è che tendenzialmente se l'ordinamento giuridico ti concede un diritto, deve anche prevedere delle forme di tutela dello stesso. È quello che abbiamo spiegato alla prima lezione del corso di magistratura. Una posizione giuridica soggettiva si differenzia da un qualunque interesse di fatto, proprio per il fatto che l'ordinamento giuridico appronta una forma di tutela in caso di sua violazione. È ovvio. Ora, è chiaro che l'ordinamento giuridico normalmente predispone esso stesso delle forme di tutela per quel tuo diritto. E allora, se tu sei aggredito da qualcuno, le forze di polizia sono lì proprio per impedire l'aggressione o comunque che l'aggressione sfoci in qualcosa di più violento. Però sappiamo bene che non sempre le forze di polizia e il presidio di territorio possono essere presenti in ogni punto di una città. E allora l'ordinamento giuridico ritiene che laddove effettivamente la tua reazione sia proporzionata rispetto all'offesa, attenti, e l'offesa e quindi il pericolo di danno che ne consegue sia attuale, cioè in quel momento tu stai subendo quell'aggressione, allora l'ordinamento giuridico ritiene doveroso consentire la tua reazione. Ora, leggendo l'articolo 52, primo comma, noi scopriamo che la difesa legittima ha tantissimi elementi, ha tantissime peculiarità ed è ammissibile solo al patto che sussistano tutti questi elementi in uno. E quindi deve essere proporzionata, il pericolo deve essere attuale, deve esservi una necessità di difendersi, l'offesa deve essere ingiusta, eccetera. In questa fase della lezione spiegheremo allora ciascuno di questi elementi.